Sindaco, sono passati già i primi mesi, i primi 5 mesi se non sbaglio, dalla sua riconferma a sindaco di Vico del Gargano. Che aria tira a Vico? Diciamo che siamo nell'ottica del prosieguo di quello che sono stati i primi 5 anni. Stiamo seguendo i progetti che avevamo in itinere, abbiamo iniziato a concludere alcuni progetti come quello dell'asilo nido che abbiamo aperto e inaugurato un mese fa, funziona bene, ci sono le iscrizioni, stiamo andando avanti per sistemare un problema atavico che è quello dell'anfiteatro comunale, forse entro la fine dell'anno ci saremo. E poi abbiamo altri progetti che abbiamo già presentato e che stiamo presentando in regione. Uno per tutti, quello della realizzazione di un parcheggio in una frazione di Vico che è quella di San Menaio. Questa volta il maltempo ci ha risparmiati, ma lei sa benissimo che ogni qualvolta arriva un acquazzone a Vico, così come un po' in tutto il Gargano, la gente ha paura per via del dissesto idrogeologico. Cosa state facendo a tal proposito? Questo è un problema che non è di facile risoluzione, lo sappiamo tutti. Abbiamo presentato molti progetti per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio. Due ce li hanno finanziati, altri sono sul programma nazionale per il dissesto idrogeologico. Speriamo di rientrare nei finanziamenti, ma la cosa più importante, mi auguro che le procedure di pareri da parte dell'autorità degli enti sovraccomunali siano più rapide e veloci, altrimenti vuol dire che un intervento che potremmo realizzare nel giro di 2 anni lo realizzeremo nel giro di 5 anni ed è un problema per il territorio. A giorni il presidente dell'Ambiente Costa nominerà il nuovo presidente del Parco del Gargano. Cosa si aspetta? Mi aspetto un presidente ovviamente del territorio, noi parliamo di territorio e vorremmo un presidente del territorio capace di fare il presidente. Comune che ero pro Pecorella non l'ho mai nascosto, lo sono ancora, non mi dispiacerebbe riavere Stefano Pecorella presidente, però poi è una scelta che fa il presidente della Regione Puglia e il ministro dell'ambiente. Comunque Pecorella fa parte di quella famosa terna che a quanto pare è ancora in atto. Sembra di sì, poi bisogna vedere cosa decide il nuovo governo, il nuovo ministro, però speriamo che sia un presidente del territorio insieme a un direttore che dovrà anche essere scelto del territorio. Dove bisogna ripartire? Da una programmazione attenta, ascoltando i sindaci. In questo periodo i sindaci stanno facendo sistema ed è fondamentale per il Parco Nazionale del Gargano. Mentre prima diciamo andavamo un po' sciolti, adesso abbiamo una linea comune che è quello dell'interesse del territorio senza guardare al campanilismo ed è fondamentale. Diciamo che su questa strada ci stiamo lavorando, abbiamo delle belle idee, abbiamo un'idea di sviluppo del parco che guardi uno sviluppo economico, non soltanto di vincolistica.